Molto bene, siamo in live, mi sentite? Spero tutto bene. Benvenuti a tutti quelli che si sono collegati in questo momento, quelli che si erano già collegati alle sei e mezza. Vi spiavo segretamente perché comunque stavo preparando le cose per la live e vedevo già in chat quattro persone. Saluto Debbie Max, Radian, Art, saluto Black Lioness. Vediamo un po' perché ho... La, il microfono in mezzo vediamo un po' è Eldarco, Simone Pistidda, Elven Lich, Alicapone, Luciano With You, Lupoxeno Marsi X26, eccetera eccetera eccetera. Ok, eh, tutto bene, tutto bene, perfetto, si sente bene. Eh, benvenuti nella correzione dell'esercizio numero 6 del nuovo corso di disegno del canale Marionetta Matta, quello che dovevate fare oggi era appunto creare una, ehm, la posa che avete visto, oh, Lupo Xenu si è iscritto al canale, molto bene, mi fa molto piacere Lupo, benvenuto nella ciurma dei matti e dicevo dovevate preparare l'esercizio numero 6 quindi la posa che avevo ridisegnato questo maschio diciamo principalmente bisognava concentrarci dovevamo concentrarci sulla muscolatura maschile eh? e quindi andiamo a vedere adesso come ve la siete come ve la siete cavata michele fiorentino ciao anche a te che ti sei appena insomma sei appena entrato eh... Ci troviamo su eh, Amino, la mia community di disegno, eh, disegnare con Marionetta Matta. Se non conoscete questa community dovete assolutamente entrare, andate nelle info di questa live, troverete il link diretto e anche un link al tutorial generale per capire come funziona questa applicazione Amino. Io nel frattempo comunque vado nella sessione, nella categoria... Esercizio numero 6, così abbiamo la possibilità di sfogliare e vedere i vostri disegni. Direi che possiamo cominciare da subito. Allora, aspettate un attimo, giusto un secondino perché io metterei questo schermo sotto questo, forse così si vede meglio? No, rimettiamolo sopra, meglio così. Ok, allora. Cominciamo con il disegno di Paola Mola. Ecco la sua versione del maschietto che, abbiamo, che, doveva, che doveva fare. Eccolo qua, Paola non ci dice niente, quindi centriamo il disegno e concentriamoci un pochettino sulla sua muscolatura. Allora Paola, vediamo un po' come, come te la sei cavata. Noi qui abbiamo, ehm, per, quanto, diciamo, per quanto riguarda il torso, mi sembra che grosso modo ci siamo, stai facendo dei grandi passi in avanti, ti sto seguendo ormai da un po', insomma, ehm, perché stai partecipando un po' a tutti quanti ehm, gli esercizi di questo corso e anche ai vari tutorial adesso collegati e devo dire che c'è un, un notevole miglioramento, quindi continua così. Per quanto riguarda il tuo esercizio mi sembra che, grosso modo, ci siamo, hai un po' un tratto ancora tremo leggermente tremolante, però piano piano sono sicuro che migliorerai anche quello. Fai solo attenzione a questa zona qua, ok. Quindi questa zona qua non, è, non ti è riuscita proprio benissimo, eh, perché abbiamo praticamente un polso che è un po' troppo tozzo rispetto a come dovrebbe essere quindi aspetta vediamo se con il nero riesco a far vedere un pochino meglio forse sì allora eh, come bisogna fare questo ovviamente questa sezione è la sezione dell'avambraccio quindi si parte da qua nella parte interna abbiamo un muscolo che si sviluppa nella parte alta ok ciao lupo solitario ciao serena <ride> e poi dopo si va a stringere ok fa più una cosa del genere vedi che così funziona un pochino meglio mentre nella parte esterna tendenzialmente non lo fa questo lavoro in base ovviamente alla, alla posizione che tu hai dato di cioè, che, che dovevi che dovevi rappresentare qui abbiamo il tricipite che si sviluppa in alto brava qui abbiamo il bicipite eh, grosso modo ci siamo quindi ti direi di fare attenzione più che altro a questa zona qua. Poi per quanto riguarda le mani, ancora non abbiamo parlato decentemente con un bel tutorial delle mani, quindi su quelle non ci, non ci faccio caso. Ok? Continua così. Allora, saluto anche 00, che si è collegato in questo momento. Puoi aggiornare la pagina, per favore ho dimenticato di mettere il disegno nella categoria. Ok? Aggiorniamo un attimino la pagina. Dovrebbe comparire, ok, ecco il disegno di El Eldarco, non gli hai fatto le, le, le gambe? Le gambe ti sono so sfuggite. <ride> Comunque, andiamo a vedere anche il disegno di El Eldarco. Ora, eh, vediamo, eh, vediamo un attimino come te la sei cavata. Mi piace molto il torso, così come l'hai disegnato, devo dire che è efficace, eh. è fatto è fatto veramente molto molto bene, qui abbiamo diciamo le quattro eh, muscolature che vanno a formare un po' la, ta la tartaruga, quattro per sezione, tre sono grossomodo uguali, l'ultima va a scendere verso l'inguine, quindi ci siamo. Per quanto riguarda invece il braccio, direi di fare un pochino di attenzione alle spalle perché mi sembrano un po piccoline rispetto al resto del braccio cioè questo braccio è molto tozzo molto mh, bello pieno eh, però poi dopo la stessa cosa non accade sulle spalle e quindi qui bisognava un attimino intensificare più una cosa del genere e ti diventava praticamente l'incredibile Hulk. <ride> okay, ok, però insomma per rendere l'idea, e qui avresti dovuto fare più una cosa del genere. Per quanto riguarda il resto, anche a te ti dico di fare attenzione perché anche nel tuo caso, le, questa zona dei polsi mi sembra un po', un po troppo esagerata. Appunto, fa l'effetto incredibile Hulk. Quindi anche nel tuo caso lo stesso, ti dico la stessa cosa che ho detto a, a Paola, si parte nella, par nella, nella zona alta dell'avambraccio e poi si va a sfinare un po' più così, ok? Perché qui c'è un osso che arriva ovviamente, ecco, si sviluppa praticamente qua. Nella parte alta finisce nel gomito, nella parte bassa finisce in tutte le ossicine, che poi vanno a comporre la mano e questo osso qua, insomma, in qualche modo intorno a questo a quest'osso si girano un po' tutti quanti i muscoli, i muscoli estensori, come abbiamo, insomma, tutti i muscoli che abbiamo spiegato nel nel tutorial e vanno a convergere nella zona finale stringendo un pochettino, quindi proprio in questo punto qua. Ok? Quindi fai giusta attenzione a questi piccoli dettagli per il resto ti è riuscito molto molto bene, mi piace anche la faccia che, che gli hai fatto, quindi la caratterizzazione che, che gli hai dato davvero interessante. Andiamo avanti, allora Edoardo Maurizio. Allora, che ci dice il vench? Non è che forse tutti abbiamo copiato l'anatomia dai comics. <ride> eh vabbè, ma i comics sono delle reference interessantissime quando vogliamo appunto eh, andare a ridisegnare eh, personaggi maschili molto muscolosi, eh, per carità. O quello o Kenshiro per i manga. <ride> Comunque sia, bisogna trovare anche un po' un compromesso. Altrimenti veramente diventa una roba esagerata, ecco appunto un supereroe, ma quello, quelli sono super gonfi e c'è qualcosa che non va. Allora, <coughs> Edoardo, andiamo a vedere il tuo disegno, anche la tua caratterizzazione è molto particolare di questo personaggio, interessante. Allora, verifichiamo un attimino, eh, anche nel tuo caso, il torso comunque sia, è riuscito bene secondo me, non ci siamo, ci siamo, in grosso modo va bene, sono contento perché evidentemente il tutorial che, che, che ho fatto insomma in qualche modo vi è stato d'aiuto e mi fa veramente molto piacere vediamo se col blu, col nero, sempre col nero, dai è meglio per quanto riguarda invece il braccio che si trova in evidenza anche nel tuo caso c'è un errore sempre nella parte del, dell'avambraccio hm? evidentemente sta avambraccio va un attimino eh, migliorato nel tuo caso è l'esatto contrario dei tuoi colleghi perché in qui, qui invece abbiamo un, un avambraccio un po' troppo striminzito in questa, in questa zona qua okay? anche in questo caso bisognerebbe un attimino fare, fare un pochino più di attenzione innanzitutto Partiamo da questa linea, che è la linea appunto del, del bicipite, ok? Dobbiamo anche in questo caso dare una logica, no? Il, è, è, sappiamo, te l'ho spiegato anche nel tutorial, il bicipite, i muscoli sono praticamente visti, visti da, da sotto, sono praticamente degli, delle cose così, ok? Che si allungano e si gonfiano in base al loro movimento, quindi. Praticamente qui in questo punto bisogna andare un pochino a dare un senso a questa curva che tu hai dato, no? Questo è il bicipite che fa così e tu l'hai chiuso così. Ma così non ha molto senso e quindi andrebbe un attimino rivisto. Magari lo fai partire qua e lo fai chiudere più qui, ok? Una cosa del genere. Quindi dando un po' anche qui lo gonfi leggermente di più cioè ci deve essere insomma una logica no dietro e in questo caso anche qui tu vai a gonfiare poi qui sei andata a stringere però qui a questo punto devi andarmi a creare il polso sostanzialmente quindi si deve vedere questo stacco che poi dopo continua con la mano, ok. Si deve vedere un attimino questo stacco che tu però non hai fatto perché qui è tutto fluido. Vedi, fa così eh? diventa un tutt'uno che non funziona molto bene. E grazie. Allora, il guapo di Santiago de Compostela ci dice: Ho utilizzato una reference senza di quella non penso che sarei riuscito a posizionare nei posti giusti la muscolatura. Hai fatto bene ad utilizzare una reference perché, insomma, è, è fondamentali, fond sono fondamentali le reference, lo, lo sono sempre state per ogni disegnatore, eh, anche quelli. Il top della gamma, eh, <ride> tipo Michelangelo, voglio dire, tutti hanno sempre utilizzato delle reference quindi non è, è cosa buona e giusta utilizzare una reference. Allora, nel tuo caso, posso dirti di fare, però, attenzione a questa testa perché è un pochino troppo grande rispetto al resto del um, al resto del, del personaggio. Insomma, quindi questa testa andava un attimino rimpicciolita, doveva essere una cosa del genere totale. Doveva essere una roba del genere, ok? Quindi ok, quindi dovevi evitare. Insomma, questa, questa zona qua non ci sta, è un po' un po' un eccesso. E, per quanto riguarda invece la muscolatura andiamo, andiamo a vederla un attimino. <coughs> Allora, fai attenzione a quello che dicevo anche nei tutorial precedenti. Ti ricordi nel tutorial dell'esercizio numero 5, quello precedente, ti parlavo di alcuni errori che non vanno fatti? Qui tu hai creato praticamente uno spigolo in questo punto, e non è molto, molto bello a vedersi. Quindi, tu qui mi fai questo lavoro, dopodiché, qui dal collo parte questo muscolo che è il muscolo del trapezio e si sviluppa qui quindi questa zona che scende così come l'hai fatta tu non ha molto senso anche perché questo muscolo che si chiama sternocleidomastoideo che parte da dietro la nuca va a finire al centro proprio allo sterno quindi no? lo sterno si trova qua va a finire in questo punto quindi questo lavoro fa esattamente come tu hai fatto insomma qui da quest'altra parte invece non, non, non va fatto ecco per quanto riguarda il tuo mh, braccio anche, anche nel tuo caso anche nel tuo caso ti dico di fare attenzione perché si deve vedere un minimo di stacco con la mh, diciamo tra la mano e il polso ok si deve vedere un minimo di stacco vedi guarda ok quindi queste curve così molto molto morbide non ci stanno un granché bene, andrebbe fatta più una roba rigida. E poi qui parti con parti con la mano, ok? Più una più una cosa del genere, ci sta meglio rispetto appunto a questa morbidezza che hai fatto tu e fai attenzione perché rispetto al resto del braccio l'avambraccio è esageratamente grande e fa l'effetto braccio di ferro che non è proprio il massimo. Ok, <clears throat> per quanto riguarda il resto mi sembra che ci siamo grosso modo e anche a te faccio i complimenti per il torso perché ti è riuscito molto bene. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti perché ci sono un sacco di disegni da correggere. Ecco Radian. <coughs> allora, ciao, sono Radian. Mi piacerebbe un casino ricevere feedback sui colori, soprattutto negativi, già che le lusinghe non mi aiutano a migliorare. Sono no, invece non è vero, anche le lusinghe aiutano a migliorare. Eh? Aiutano molto perché, insomma, fa parte, è, è cosa buona anche un po', come dire. L'incoraggiamento, l'incoraggiamento spinge a fare di meglio, ok? Quindi so fanno bene entrambi. Sono felice di aver partecipato, non spesso trovo motivo e persone che mi spinga a disegnare. Questa sfida mi ha fatto battere il cuore, continua a farne altre perché non sto nella pelle di sapere qual è il prossimo tema. Perché il mio pugno non si muove per passione, si muove per sfida. Mm. PS, marionetta, so che leggi i post prima della live, potresti leggere il mio con la voce di Marco Merrino <ride> già fatto <ride> oh, purtroppo non ho, non, ho, non ho questo potere <ride> non ho queste capacità questo potere, non ho queste capacità saluto Alessandro Lombardi e Antonio Gatto eh, ripps, ho notato che questo programma modifica i colori ed abbassa la qualità, teneri da conto Ok, allora qui ci sono tutti i personaggi che hai fatto, davvero mi piace molto la colorazione che hai usato, è davvero molto molto efficace. Qui ci sono le muscolature che hai utilizzato eh, per il personaggio, io per quanto riguarda la colorazione ti faccio i miei complimenti perché è riuscita davvero molto molto bene, penso che tutti possano insomma vedere la, la qualità. Quindi concentriamoci su questo. Elemento che è un po' il personaggio che avevo chiesto di fare io, ok? Nell'esercizio. Mettiamolo così, così dovrebbe andare bene. Allora, Radian, anche nel tuo caso ti dico di fare attenzione: eh, di fare attenzione. sono due, principalmente tutto ruota intorno alle spalle, ok? Soprattutto questa, questa grosso modo mi sembra che possa andare bene, questa spalla è un po' troppo distaccata rispetto al, um, al personaggio, insomma al torso, andrebbe un attimino, cioè bisognava farla qui, in questo punto e ovviamente tutto si stringeva perché per come l'hai fatta tu è un po' troppo distaccata, vedi? Sembra proprio che esce fuori e questo non, è, non va bene. Considera che il petto quando sale si attacca proprio si attacca proprio alla spalla alla parte bassa della spalla dove c'è l'ascella sostanzialmente quindi qui devi andare a disegnare il deltoide che poi da qui risale e quindi come puoi notare tutto si sviluppa in questo punto, qui poi c'è il trapezio, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? E ovviamente non ha, quindi c'è questo questo errore. E per quanto riguarda invece il tricipide tricipite <ride> dico sempre tricipide, invece è tricipite per quanto riguarda il tricipite, eh, devi fare... Sì, qui tu hai gonfiato leggermente, va bene. Io non, non avrei fatto tutto questo gonfio, cioè tu l'hai fatto praticamente così, e secondo me stona rispetto invece al deltoide. Cioè alla fine il tricipite è più grande del deltoide, ma di solito questo non accade. Quindi avrei fatto un tricipite un pochino più piccolo, ma comunque sempre bello muscoloso e una cosa del genere e qui così ok questo è principalmente il, il problema che percepisco fai attenzione anche alla zona dell'inguine perché sta un po' troppo in basso rispetto a dove dovrebbe stare eh? quindi l'inguine dovrebbe finire qua e poi qui ci dovrebbero essere appunto le, le cosce ok quindi anche in questo caso mh, fai attenzione a questi dettagli perché altrimenti sembra che le braccia siano piccoline rispetto al resto del personaggio ok e grazie e ci vediamo al prossimo esercizio alla prossima sfida <ride> allora Andrea livello 6 sei nuovo quindi eh, per chi non lo sapesse amino diciamo eh, a, oltre al profilo ti dà ti, ti assegna dei livelli eh? più interagisci più aumenti di livello e bla 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 quindi lui al livello 6 si trova insomma ai primi al, a, ai primi livelli quindi mi fa piacere che sei entrato a far parte della ciurma dei matti anche tu e che abbia Provato a fare questo esercizio numero 6, non scrivi nulla, quindi andiamo subito ad analizzare il tuo disegno. Quindi bando alle ciance e cominciamo a vedere come te la sei cavata. Allora, oddio com'era il nome, adesso devo fissarlo un attimino però. Eh? Andrea. Allora Andrea, <coughs> la prima cosa che ti dico è di fare attenzione perché questa testa è un po' fuori asse rispetto a come dovrebbe essere. Ok, quindi tu qui all'incirca vai a disegnare l'asse del personaggio e ovviamente la testa si deve sviluppare qui. Ok, quindi tu qui vai a disegnare il mento, la testa si sviluppa da questa parte qua, poi qui tutto il resto. Ok? Quindi fai attenzione perché attualmente, cioè, questo è un problema abbastanza evidente. Sei un po' fuori asse con, eh, con la testa qui il tricipide sì, del trapezio. Mi confondo sempre tricipide-trapezio. Porca miseria! Il trapezio deve salire un po' più, deve essere un po' più gonfio da questa parte rispetto alla muscolatura che tu mi hai fatto e. Eh, la stessa cosa anche per quanto riguarda la spalla anche nel tuo caso fai attenzione perché anche qui abbiamo una spalla un po' troppo sporgente verso l'esterno anche in questo caso la spalla dovrebbe fare questo lavoro e quindi qui dovresti sviluppare il bicipite qui c'è il deltoide qui c'è il tricipite e come puoi notare la, il braccio è un po più rientrato rispetto a come l'hai fatto tu mm? ok eh, per quanto riguarda invece il torso fai attenzione perché ehm, questi addominali sono un po' piccolini eh. Sono, sono proprio minuscoli rispetto a come eh, andrebbero fatti. Magari poi, al, poi anche allargarli un pochettino. Ok, così diamo un pochino più di spessore anche a, questo, a questi muscoli. poi andrebbe fatto un pochino di più il sederino eh? qui andrebbe un attimino allargato perché per come l'hai fatto tu vedi qui è proprio piatto 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 ok fai insomma, attenzione a questi dettagli e ci vediamo al prossimo esercizio luciano ecco è arrivato il tuo turno allora esercizio numero 6 questo esercizio sembrava facile invece ho dovuto spulciare molte foto e fatto i vari sketch con l'occasione ho sperimentato anche la tecnica del chiaroscuro PS quella tartaruga mi perseguita anche nel disegno oltre che in palestra ok allora, allora andiamo a vedere il tuo one punch man e vediamo e vediamo come è andato questo esercizio Allora, Luciano, Luciano. Ehm, il problema che io vedo principalmente in, questi, eh, in, questi disegni, in questo disegno è che tutte, tutti gli elementi finiscono un po' a V. Quindi le braccia finiscono a V, quindi cominciano grandi e poi piano piano uff, vanno a rinsecchirsi, a rimpicciolirsi. Il torso finisce a V e tutto ciò potrebbe, diciamo, eh, potrebbe eh, essere, avere un senso, diciamo, nella stilizzazione di un mus di, una, di un corpo maschile. Sappiamo che il torso va fatto a V, ok? Con mille virgolette. Eh, perché in realtà ovviamente poi bisogna, bisogna a livello anatomico giocarsela un pochettino no? <clears throat> in questo caso questa zona qua che è la zona dei diciamo del, dei, dei fianchi è eccessivamente piccolina oddio che ho fatto <ride> ok quindi anche quindi nel tuo caso ti direi di fare attenzione più che altro a questo. Quindi allora ricominciamo partendo dall'alto, abbiamo il collo poi abbiamo il trapezio deltoide ecco il bicipite Dopodiché qui tu continui sempre su queste proporzioni e fai il rigonfiamento e non vai a stringere così tanto in questo punto, ma lasci lo spazio per il, per il polso e stessa cosa per la mano. Anche la mano deve essere in linea con quello che tu hai disegnato. Ok? Un pochino più grande rispetto a come l'hai fatta tu. Una volta che noi abbiamo tracciato le linee giuste, le linee corrette per questa muscolatura, noi dobbiamo tracciare la stessa roba di là, per il torso. Quindi tu qui, questo è il punto in cui inizia praticamente il, la spalla, ok? Lo vedi? se noi andiamo a chiudere fa proprio questo giro quindi proprio in questo punto qua in questo punto qui noi dobbiamo andare abbiamo l'elemento tratteggiando abbiamo l'elemento che ci fa capire dove si trova la spalla eh, scusa la schiena la schiena si trova qua poi noi qui abbiamo comincia al sedere Scusa i fianchi, non il sedere, cominciano i fianchi e si sviluppano un pochino più gonfi rispetto a come li hai fatti tu. Facciamo scendere un pochino di più linguine. Andiamo a sviluppare il disegno in questo modo. Ok, quindi ti direi di fare attenzione a questo principalmente. Adesso io vado a togliere tutto quanto, così ti faccio vedere. Guarda, concentrati su questa zona qua. Adesso vedrai che quando cancello, vedi tutto diventa più. più piccolo, più ristretto. C'è qualcosa che non va proprio in questa zona qua. C'è qualcosa che non va in questa zona qua. Bellissimo. Ok. questo era il mio annuncio <ride> poi possiamo andare avanti allora Simone mi dice ha fatto le spalle anche troppo squadrate e... sì anche le spalle sono un pochino fuori asse anche un... oggettivamente però insomma dai c'è modo di migliorarsi eh? Oh, ecco è arrivato il momento di Black Lioness sono curioso di sapere una una Gentil donzella eh, che si cimenta a disegnare le fattezze maschili, eh, come noi facciamo fa noi maschietti facciamo fatica a disegnare le fattezze femminili perché non le possiamo vedere dal vivo, <ride> a meno che non abbiamo una ragazza che si presta al gioco. Allo stesso modo, ovviamente, le ragazze fanno un po' fatica a capire insomma, le fattezze maschili. Proprio perché il loro corpo è un po' diverso, ok? Quindi mi fa piacere che tu abbia partecipato, anche per poter vedere insomma una ragazza come interpreta questa, eh, questo tipo di muscolatura. Fatto sul cell, sono più o meno contenta, anche se ci sarebbero delle cose qua e là che necessitano di restauro. Allora, posizioniamo il tuo personaggio così. andiamo a vedere allora luciano dice sì in effetti non avevo notato questo assottigliamento verso il basso eh, non ti preoccupare è utile insomma a partecipare a queste live anche per questo motivo no perché poi magari noi non riusciamo a vedere cose che magari qualcun altro riesce a notare e soprattutto grazie alla possibilità che io ho di ridisegnare sopra magari tutto ciò si fissa ancora meglio insomma è un aspetto positivo allora andiamo a vedere black lioness hmm. molto bello il volto del personaggio ma quello che dovevamo valutare era la sua muscolatura. No? Allora, allora, un paio di cosettine. Per quanto riguarda la, il personaggio, la testa è un po' piccolina, hm? quindi la testa andrebbe un attimino ingrandita rispetto a come l'hai fatta tu, cioè rispetto a come hai disegnato il personaggio. La testa andrebbe un attimino più ingrandita, si riesce a vedere, sì, tipo una roba del genere. Poi, allora, concentriamoci un attimino sulla, sulle braccia, questa parte qua. Qua, ovvero la parte della spalla è eccessivamente grande rispetto a come dovrebbe essere va un attimino rimpicciolita dovrebbe finire un pochino prima è un po più una palletta ok più una cosa del genere e da qui poi comincia il braccio che comprende i tre muscoli quindi il muscolo bicipite, il brachiale e il tricipite, che sono i tre muscoli principali. E poi qui abbiamo il gomito e riprende questa zona qua che è la zona dell'avambraccio che sto notando che <ride> molti di voi stanno sbagliando, quindi evidentemente bisogna lavorare un po' su quella là, eh andrebbe un attimino risistemata, va un attimino allungata rispetto a come l'hai fatta tu, mm. ok, di poco ma va comunque allungata e poi qui abbiamo la mano che insomma anch'essa va leggermente ingrandita Okay. e qui abbiamo la nostra struttura poi tutti i collegamenti diciamo del torso vanno eh, di pari passo quindi tu qui vai a disegnare il petto, e questo petto se ne va, boh, do dove, se ne va? dove se ne va? Non si sa. Mentre il petto nella parte esterna deve risalire un attimino, deve risalire e ricongiungersi, come avevo detto nel tutorial, si ricongiunge proprio al, um, al deltoide, fa questo lavoro, ok? E in questa parte invece sta bene poi la struttura va un attimino eh, è, è, tu l'hai fatta un po' a rettangolo la struttura del torso hai fatto una roba del genere invece va leggermente ehm, a stringere come dicevamo prima no perché a livello stilistico eh, il torso maschile è fatto così Il torso femminile è fatto così, ok? Lo sappiamo tutti. <ride> okay, ok, si capisce, ragazzi. <ride> Qual è quello maschile e quello femminile? Ok, va bene. Um, comunque sia, seguendo questa, questo concetto di stilizzazione, tu qui mi fai la cassa toracica, quindi, e, e va bene perché anche qui tu l'hai sviluppata. Insomma, si nota però qui vai a scalare un pochettino e vai un po a stringere in questo modo da quest'altro lato stessa roba cassa toracica e poi stringe per poi riallargarsi nella zona dei fianchi in questo modo qua ok ciao Drawing Manga <coughs> e Adesso io vado a cancellare tutto così ti faccio vedere come l'hai fatto tu. Quindi anche nel tuo caso concentrati un attimino a guardare questa zona qua e vedrai. Vedi? Questo è come l'ho fatto io. Questo è come l'hai fatto tu. Quindi il torso deve essere meno a rettangolo eh, un pochino, perché così sembra che c'ha la panzetta. E invece noi gli vogliamo fare dei muscoletti a questo personaggio. E poi due. Particolarità, attenzione al, um, alla spalla perché l'hai fatta un po' troppo grande mm, questo muscolo deve salire un pochino più su e attenzione al, a questa zona qua che deve essere un pochino più grande rispetto al braccio che hai fatto e questo è quanto vediamo se c'è qualche altra ragazza nel gruppo che ha fatto questo esercizio anche perché voi ragazzi vi lamentate sempre che non sapete fare i personaggi maschili eh? ogni volta lo leggo nella community che dite: eh, ma io non so capace a fare i personaggi maschili mi viene bene. Eh? E poi quando Marionetta Matta fa il tutorial con l'esercizio in cui dovete fare per forza un personaggio maschile, non lo potete perdere, <ride> perché quello è il punto in cui voi dovete lavorare, no? <ride> Allora andiamo a vedere, quindi grazie Black Lioness eh, e vediamo il disegno di Simone Pistidda. Per questo esercizio ho scelto come soggetto un personaggio del mio fumetto, Kevin. Se vi interessa conoscere di più Kevin, eh, ecco il post che ho fatto su di lui. Va bene. Allora andiamo a vedere questo Kevin. Hai i capelli di Tesh, eh, però. <ride> Kevin ha i capelli di Tesh. Non mi fregare le idee. <ride> Scherzo. Comunque. Allora, andiamo, andiamo a vedere il tuo Kevin. Col nero viene bene, si vede bene. Sì, alla fine si vede bene. Ciao, Riccardo Zaccaria. Ciao, Mine. Mmm. Un attimino sto facendo mente locale sulle cose che devo che devo correggere. Allora, allora, come prima cosa mi sembra, ho come la percezione che questo personaggio abbia la testa un po' piccolina. E Forse andrebbe un attimino ringrandita. Aspetta, eh, voglio fare una prova perché non, non ne sono sicu sicura al 100%. Vorrei fare un attimino una prova. E valutare mm, Sì, forse andrebbe solo di poco Ma leggermente Sì Ecco, tesce. <ride> ok, andrebbe solo leggermente ingrandita Però secondo me ci sta Cancelliamo Mm, sì, la testa è un po' piccolina quindi questa cosa te la dico subito. Eh, poi ti dico di fare attenzione perché questo trapezio, a mio avviso, è sviluppato troppo in verticale. Il trapezio funziona così: tu disegni il collo, dopodiché il trapezio si attacca in maniera del tutto naturale e logica, ma si sviluppa più orizzontalmente. Poi qui abbiamo la spalla si sviluppa più orizzontalmente rispetto a come l'hai fatto tu e mi sembra che questo qua sia invece un po' troppo in diagonale. Vedi come l'hai fatto tu? Si sviluppa proprio qui, quindi o è una caratterizzazione del personaggio, che cosa significa? Significa l'ho fatto apposta così. Ciao la Yenuca, ciao Nakal Ackermann. Eh, quindi eh, significa l'ho fatto volutamente così io quando ho pensato al personaggio ho pensato il trapezio lo voglio fare così questo significa è una sc la scelta stilistica altrimenti non è una scelta stilistica ma è un errore e quindi deve essere modificato in ogni caso non eh, stona un pochettino eh. per quanto riguarda il resto ti direi di fare attenzione più che altro un po' qui dovresti fare questo giochino qui col tricipite quindi dare modo anche al tricipite di sviluppare il, il suo muscoletto e in questo punto qua dovresti andare a gonfiare un pochino più su rispetto a come l'hai fatto tu un pochino più qua il, diciamo il riconfiamento in questa zona qua dell'avambraccio poi il tuo ha un fisico un pochino più asciutto rispetto a quello degli altri quindi anche nel tuo caso ti direi di fare qui in questa zona qua invece di fare così come hai fatto tu, una linea morbida che fa questo gioco. Visto che stiamo parlando appunto di una muscolatura molto asciutta, anche qui facciamogli vedere un pochettino la cassa toracica. Quindi facciamo un piccolo stacco che ci sta meglio. Qui sali leggermente di più perché altrimenti sembra che c'ha la coppa. E voilà. Nel tuo caso, ti dico di fare attenzione, non gonfiare troppo nella parte del questa zona qua che è la zona appunto dei fianchi, perché eh, altrimenti il bacino gli diventa un bacino femminile. Ciao Pepsi. Gli diventa un bacino femminile più che maschile, diventa un po' troppo eh, il torso, fatto un pochino troppo ad anfora e non va benissimo. Quindi tu in questo caso qui mi devi andare a disegnare la, la coscia. Ok? Quindi tutta questa zona qua è una zona in eccesso. Va bene? Adesso vado a cancellare e ti faccio vedere. Vedi le differenze che ci sono? Quindi anche nel tuo caso fai attenzione all'avambraccio, sviluppalo un pochino meglio, fai attenzione al trapezio perché è forse un po' troppo messo per verticale, fai attenzione ai fianchi perché hai disegnato più che altro dei fianchi che sembrano più femminili che maschili, che maschili, il bacino è un po' troppo, è un troppo largo. E ultima cosa, mi disegno un personaggio asciutto, quindi devi portare questa idea anche sul torso e quindi mi vai a disegnare un pochino la cassa toracica e facendo questo, questo, questo scalinetto qua, in questo punto qui. Ok? Denghio, andiamo avanti. Nakal, ecco è arrivato il tuo turno Oh, finalmente uno che disegna un maschio con i peli <ride> E dai, Gesù, che questa è la realtà dei fatti, donne <ride> Vi dovete mettere l'anima in pace Questa è la, è la verità <ride> <Okay>. <ride> Gli uomini hanno i peli Punto, fine dei giochi <ride> Allora <ride> Andiamo a vedere se ci dice qualche cosa non so se ho fatto gi tutto giusto, non lo so. PS, basta che non scandalizzino i peli sul petto del mio uomo degli anni Ottanta. Non è perché negli anni 80 non è che negli anni 80 c'erano i peli e poi improvvisamente gli uomini adesso non hanno più i peli. Ce li hanno pure adesso i peli, non vi preoccupate. <ride> poi magari se, se uscite con uno nei primi tempi, magari si fa pure un pochino rasato, poi quando ci state insieme da dieci anni. Gli vengono le tette di peli <ride> è sbagliato ragazzi Fate, comprate la, la taglia capelli e fatevi alme, almeno come minimo rimpicciolite <ride> perché giustamente anche le donne vogliono a meno che non, non ci avete delle donne che insomma amano gli uomini coi peli ecco voi che siete collegati donne che siete collegate diteci se vi piacciono gli uomini coi peli o senza peli, oppure con una leggera peluria, oppure proprio 000. Fateci capire, fateci capire. Allora. Andiamo a vedere il tuo disegno nel frattempo, Nakal. Forse qui ci sta meglio un bel blu che fa da contrasto. Esatto. Poi quando si rasa diventa carta vetrata, esatto Lion, esatto, perché giustamente poi dopo il pelo, il pelo maschile capirai cresce ogni tre minuti, ok? Quindi anche se ci siamo rasati per bene, dopo tre minuti ting, 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 cominciano a, a uscire quegli spuntoni che tu abbracci la tua ragazza e gli fai venire l'orticaria naturale. Allora, andiamo a vedere Nacal, il tuo personaggione. Bel pelosone Allora, allora Per quanto eh, riguarda questa zona Non posso dirti niente Perché è coperta dai capelli E quindi niente Una leggera peluria, eh, Ci dice Elven Lynch mm -hmm. Pelo normotipo <ride> Ok, perfetto <ride> Perfetto Ti sei spiegata benissimo Allora, Nakal Qui io andrei a fare eh, anche la, la linea insomma del, del petto, eh? anche in questo punto, perché altrimenti... Vediamo se col nero viene meglio. Eh sì, sempre il nero. Perché altrimenti qui manca proprio questo, questo pezzo qua, vedi? Quindi qui andrei a fare questo, questo petto e lo svilupperei un pochino anche in questo punto un pochino di più insomma gonfiamolo un pochettino sto petto per quanto riguarda il braccio anche a te dico fai attenzione perché anche nel tuo caso l'avambraccio è un po così così va migliorato e anche nel tuo caso ti dico si sviluppa si gonfia nella parte alta ma poi dopo mi devi fare questo stacco, eh? va a stringere in questo modo non enfatizzarmi troppo il gomito perché altrimenti sembra che gli è uscito di fuori <ride> e qui mi fai una rientranza, no? una sorta di V perché mi va a, a delimitare un po' il, um, la, la, la fine del braccio e l'inizio dell'avambraccio Qui ci siamo con il, con il deltoide, bravo, si è collegato, giustamente si è collegato al, al petto e, eh, e anche questi. Questi addominali vanno un attimino leggermente gonfiati di più, quindi come si fa a gonfiarli si fa un pochino più, bom si, fan si fanno delle curve un pochino più bombate, perché se no sembra che facendo così sembra una texture appiccicata sopra, sembra una maglietta di quelle che ci hanno i <ride> disegnati gli addominali. Poi fai attenzione perché tu me ne hai fatti praticamente 1, 2, 3, 4 e 5. Vediamo un po'. E eh sì. Sì, c'è un addominale di troppo. Eh? Quindi qui c'è il primo, qui c'è il secondo, qui c'è il terzo e il quarto è un unico pezzo. Lopo solitario giustamente dice che essendo un lupo non può non può radersi. Va bene, queste sono principalmente le cose che, che, che noto. E bravo per aver fatto finalmente un uomo peloso. Allora, Pepsi è arrivato proprio il tuo turno. Allora, non lo so, spero sia fatto bene. Più lo guardo, più mi sembra che qualcosa non quadri. La mano è un po' troppo grande, me ne sono resa conto troppo tardi. Dimmi tu, marionetta matta. Anche voi, ragazzi, spero vi piaccia. Eh sì, la mano è un po' grandicella. Eh? Però il fatto che tu te ne sia resa conto, insomma, è importante eh? già di suo. Allora, andiamo a vedere il tuo disegno. Allora, ti direi di fare attenzione anche alla testa perché anch'essa è un po' troppo piccola rispetto a questo torso. Mm? Qui abbiamo l'inguine. La testa è un po' piccolina quindi, anche in questo caso. andrebbe un attimino ingrandita poi ricorda di fare sempre questa zona qua fai attenzione perché a volte si tende eh, specie quando si disegnano i capelli a fare dei, dei, dei pezzi mancanti proprio della testa questo è un po il caso eh. e tu prima mi fai mi disegni la testa Dopodiché, sopra vai a disegnarmi il volume dei capelli e gli fai tutte, tutta la capigliatura che vuoi. Eh? Ok? Ma questo solo dopo. E questa dovrebbe essere la dimensione giusta. Questi sono i capelli: cancelliamo questo. E voilà. E adesso cancello, ti faccio vedere come l'hai fatto tu. Vedi quanto è piccola rispetto a come dovrebbe essere? Proprio un po, pi po' più striminzita. Allora, per quanto riguarda invece il resto, fai un piccolo stacco qui nella zona del, del trapezio. Perché tu. Aspetta, cancello. Perché tu qui mi hai fatto una zona unica. Fa così e fa cosà. Quindi io farei qui una, um, uno stacco tra il trapezio e quest'altra zona che è quella del deltoide. Dopodiché, qui tu hai fatto una cosa un po' strana. Tu qui hai disegnato eh, il deltoide che risale e si attacca giustamente al um, al petto, ma il petto è un po' mozzato, fa questo gioco qua. E qui a, a, abbiamo il muscolo del, del bicipite, credo, che sale e si va a appiccicare. Insomma, c'è un po' ci sono un po' di cose da, da, da rivedere, ti faccio vedere come funziona. Qui abbiamo il deltoide, giustamente tu qui vai a stringere nella parte bassa, quella appunto della eh, dell scella quindi la parte bassa della spalla. Non, non deve tanto risalire quanto deve lavorare più che altro verso l'esterno cioè verso l'interno in maniera più orizzontale se, se così possiamo dire e qui ci si riattacca il petto e il petto nella parte dell'attaccatura è molto più largo vedi fa questo gioco e risale su quindi il petto non fa questo gioco, ma fa questo gioco. Questa è la parte centrale, poi dopo fa così. Ok? Quindi non fare lo scalino, ma fai questo giochino qui. Vedi come hai fatto tu? Hai fatto lo scalino. Tu l'hai fatto così, stilizzandolo, eh mentre dovrebbe essere fatto più una roba del genere e sale per quanto riguarda il resto fai attenzione perché tu qui mi hai fatto partire la schiena vediamo un po se noi andiamo in questo punto, che è il punto in cui finisce il trapezio e si, e si sviluppa dietro la schiena, quindi se noi qui andiamo a prolungare, noi siamo un pochino più fuori rispetto a come l'hai disegnato tu. Ok? Quindi andrebbe in questo punto, andrebbe sviluppato più così. vai a disegnare poche linee, vedi tu qui hai fatto tante linee, guarda che, che cosa hai fatto in questo punto, hai fatto una curva così, poi un'altra linea che fa così, una linea che fa così, una linea che fa così e una linea che fa così, ok? Tutto, tutto scalettato e invece poche linee ma fatte nel modo, nei punti giusti. Qui scendi, vai a stringere leggermente e andiamo a sviluppare la cassa toracica, qui vai a stringere leggermente per fare l'effetto V del torso maschile e all'altezza dei fianchi vai di nuovo ad aprire, a gonfiare, però non, fia non sono fianchi femminili, quindi non vanno ad allargarsi, ma tendono ad essere più stretti, perché appunto stiamo parlando di fianchi maschili. E okay. così in pochi, in pochi passaggi si è fatto tutto. Per quanto riguarda il, eh, gli addominali, qui abbiamo uno, due, tre, tre addominali che sono grossomodo grandi uguali e poi abbiamo l'ultimo che si sviluppa fino all'inguine in questo punto e quindi va a scendere e a scomparire sotto il Aspetta, che mi si spegne il televisore ok che va a finire appunto sotto il pantalone ok questa è un po la struttura quindi questa è come l'hai fatta tu e come puoi notare mh, il torso tende ad essere un po troppo rettangolare ma deve essere fatto un pochino più a v anche nel tuo caso e poi fai attenzione alla zona del petto perché finisce allungato così, nella parte, nella parte esterna, un po' più a, a pesciolino, ok? E ovviamente attenzione anche alla testa, eh, perché la testa è troppo piccolina. Ti sentiamo un po' bassino, ai ai ai! Forse sto... Sì, scusate, quando mi concentro a parlare eh, tendo ad abbassare un po' la, la, la voce. Scusate. Sente meglio adesso? Prova, prova. Prima parlavo così, parlavo così e allora parlando in questo modo non si sente. <ride> ok, va bene. <coughs> Esercizio numero 6 di Alessia O. Oh. Andiamo a vedere, ho rifatto l'esercizio in base ad alcuni consigli, spero sia venuto meglio. Ok, andiamo a vedere il tuo disegno e verifichiamo meglio, sì oh, ok, meno male allora, andiamo a vedere il tuo disegno, Alessia mi piace molto la caratterizzazione di questo personaggio i suoi capelli sono formidabili ad avercene i capelli così invece a me mi tocca tenere il cappello <ride> ma non ci demoralizziamo allora, per quanto riguarda eh, il tuo disegno ti direi di fare un pochino di attenzione al, alle spalle perché qui abbiamo questa zona qua è un po' strana un po' ci sono un po' troppi spigoli. Qui abbiamo uno spigolo, una zona che è molto spigolosa che esce fuori e fa questo gioco qua. Ma non ha senso perché in realtà il muscolo del deltoide non fa questo lavoro. Quindi qui è fatto bene a disegnare il trapezio più in maniera orizzontale, così com è disegnato, come, come l'hai disegnato. Poi tu qui parte il petto e va bene, ma da quest'altra parte. Il deltoide fa questo lavoro, quindi sempre cose morbide e non vi sbagliate, e poi riparte con il braccio e l'avambraccio. Per quanto riguarda il braccio, in questo punto, io ti direi di fare attenzione in questa zona qua, perché se andiamo a vedere il tuo disegno. Tu qui vai praticamente a fare una sorta di rigonfiamento così e non mi fai la zona del gomito ma riparti subito dando questa sensazione di gonfiore come se questo ha ricevuto una botta in quel punto e quindi c'è la zona gonfia invece deve essere sviluppata un pochino meglio a livello di muscolatura qui ti stringe fagli un, un, una zona diciamo una zona franca, chiamiamola così, eh, del, del c'è il gomito e poi si riallarga un'altra volta per quanto riguarda questa zona, anche tu hai fatto questo errore, cioè quello di non fare muscolatura nella parte esterna. Molto spesso eh, alcuni cioè, ho visto diversi disegni. Concentrarsi molto su queste benedette su questa benedetta tartaruga che poi a mio avviso è un po' esagerato anche andare a, a gonfiarla in questo modo perché è anche un po' irreale <coughs> e concentrarsi poco invece sulle parti fondamentali che sono quelle esterne che sono quelle che fanno praticamente la linea del personaggio stesso allora tu qui vai a fare una leggera curva poi qui vai a stringere e I fianchi non allargarti, non allargarti sono leggermente più larghi perché stiamo parlando di fianchi maschili in questo modo, ok? Quindi, tutta, tutta questa zona qua anche a te, dico eh, di eliminarla, <coughs> ok? Quindi, e anche da quest'altro lato fai la stessa roba. Quindi stiamo notando che le ragazze tendono a fare. E il torso maschile un po' troppo rettangolare eh? ok <coughs> invece andrebbe sviluppato un pochino più a v qui tu hai il trapezio qui ipoteticamente prolunghi ok e qui vai stringere nella zona dei fianchi e poi si riallarga e qui ci siamo ma anche nel tuo caso così come avevo detto prima il petto non fa questo gioco ma nella parte esterna oops, nella parte ecco nella parte esterna va a finire un po pesciolino in questo modo e finisce direttamente sul deltoide, anche questa zona qua è un po' troppo gonfiata male, hai fatto un po' le spalle, un po' a spuntoni. Quindi anche questa spalla deve essere più, deve scendere subito il trapezio. Eh sì, il, il tricipite grosso modo ci siamo il bicipite in questa zona qua deve essere un pochino più ristretto perché l'hai fatto un po troppo gonfio in questa, in questa zona qua quindi va un pochino eh, ristretto e per il resto secondo me ci siamo adesso ti faccio vedere come l'hai fatto tu cancellando vedi escono fuori tutti questi spuntoni delle spalle che non ci stanno bene quindi fai attenzione alle spalle fai attenzione alle zone esterne del torso e anche a te dico fai attenzione al, al tronco del personaggio perché il personaggio maschile tende nella parte quella dei fianchi del bacino ad essere più stretto rispetto a come l'hai fatto tu e grazie Allora, vediamo quanti ne sono rimasti. Zach, Aldo, Emiliano, Elven Lynch. Questo, eh, questo di Naga Lagerman 29 giorni fa non è l'esercizio. Poi abbiamo Debbie Max, Mon Maltron, Mercy, Manuel, Lupo Solitario. Mmm. Alessia era quello che aveva fatto, quindi l'ha ri ripetuto. Airi Knight. Ce ne sono tanti. queste sono invece l'esercizio numero 5. Ce ne sono proprio tanti ancora. Vediamo perché ho po ho, non vorrei fare una roba troppo veloce al limite magari la facciamo la prossima settimana tanto la prossima settimana non è prevista nessuna live quindi non vorrei eh, trovarmi a fare questi ultimi così velocemente perché c'è poco tempo io direi di fare Riccardo che è collegato non so se sei collegato anche tu Aldo fammelo sapere Comunque direi di fare eh, Riccardo e poi eh, Poi dopo chiudiamo, magari proseguiamo questo esercizio anche la prossima settimana. Allora ci dice, vabbè, sto giro usiamo il bro di Ime, che di suo concept design è proprio la mancanza del fianco destro. Ok, sì, uno squalo gli ha mangiato un fianco, per perfetto, quindi non c'ha la mil... non c'ha non c'ha neanche mezzo stomaco, intestino, vabbè. <ride> Spero possa essere corretto. In fondo basta unire i due puntini mancanti con una linea. <ride> ok, va bene. Questo è il fratellone di IME. Come si chiama sto fratellone di IME? Non è segnato. Dici come si chiama? Ciao Emanuele. <ride> Dici come si chiama sto fratellone di IME? Allora, intanto io vedo di fare qualche correzione se necessario allora allora riccardo prima cosa questo muscoletto qui si vede col blu questo muscoletto qui finisce lo sterno Kleido Mastoideo finisce dietro la nuca, ok? Quindi non, salendolo qui non, non va molto bene. Dovresti... Vedi come l'hai fatto tu? Tende a salire troppo, è come se salisse qui, ma non sale qui, eccolo lo sterno Kleido Mastoideo. Fa questo lavoro e finisce dietro, ok? Quindi tu dovresti lavorare... Di conseguenza vediamo un po se col nero viene meglio questo questa è la giusta piega dello sterno credo maesto ideo lo sterno sta qua non c'entra niente allora quindi questo muscolo andrebbe sviluppato in questo modo poi qui abbiamo il collo e in questo punto qua tu hai fatto delle linee che un po si, si si uniscono ma non lavorano molto bene. Tu, qui, questa zona qua, mh, vedi come l'hai fatta tu? Tu hai fatto un pezzo che fa così e l'altro pezzo che fa così, ma non è necessario fare queste robe. <coughs> si può semplicemente, appunto, dal collo prolungare e sviluppare in diagonale il, eh, il, il trapezio. E poi andare a sviluppare il braccio del personaggio anche nel tuo caso ti dico di fare attenzione perché il petto non fa questa roba cioè non è un, un pettorale di un'armatura stiamo parlando di un petto quindi il petto lavora la parte esterna in questo modo e va a risalire collegandosi Là dove c'è l'ascella, sostanzialmente, quindi nella parte bassa della spalla che continua, che fa questo lavoro qui. Ok? Vedi come tutto risulta un pochino più logico facendo in questo modo? Anche da quest'altra parte dobbiamo fare attenzione perché qui, in questa zona qua, mi sei andato a creare un po' troppo uno spuntone che esce fuori. Hey Mi si chiama ok va bene ciao dra Dragon Crash <coughs> quindi qui andiamo a togliere un po' di spigolo perché funziona meglio in questo modo ok per quanto riguarda questa zona unisco i puntini come vedete ok e, mm, vediamo un po' se posso darti qualche altro consiglio anche a te dico di fare attenzione perché hai fatto l'errore che ha fatto anche il tuo collega ossia questo braccio finisce così vedi come finisce quindi è troppo piccolo eh, nella parte bassa devi seguire anche in questo caso devi seguire la logica la logica è questa e qui vai a disegnare la mano questa è la logica in base a come mi è disegnato tutto quanto il resto va bene quindi concentrati su queste cose principalmente perché per il resto anche qui molto spigolo non, eh, non ci sta molto questo spigolo. Più morbido. Stiamo parlando di un muscolo in fin dei conti. Più morbido, però qui mi devi staccare bene per fare appunto la mano. Adesso ti faccio vedere come l'hai fatto tu. Fai attenzione anche a te ai fianchi, eh? Attenzione, questa non è una aim. Non esagerare con i fianchi. Ecco qua. Allora, adesso ti faccio vedere come vado a cancellare un po' tutta questa struttura vedi, escono fuori i problemi quindi devi andare prima di tutto ad essere meno spigoloso soprattutto nella parte alta delle spalle la spalla del, la, del personaggio, la sua spalla sinistra punta proprio fuori rispetto all'altra spalla quindi deve essere un pochino ammorbidita a quel punto fai attenzione anche, anche a te, lo dico, al, al petto perché non è un pettorale, quindi non è una zona che va praticamente chiusa ma nella parte esterna deve andarsi a collegare sotto le ascelle quindi all'altezza del deltoide in questo punto qua e fai attenzione al, mh, alle braccia perché tendono un pochino a fare la v e eh, quindi a chiudersi eh, troppo piccole e questo è un errore abbastanza evidente che deve essere corretto va bene e grazie anche a te. Ok ragazzi, secondo me possiamo chiuderla qua. Poi cominceremo da Aldo Passaguai e se qualcuno nel frattempo si vorrà eh, vorrà provare a fare il suo esercizio, ha un'altra settimana a disposizione per, per svilupparlo. Ok? Così vediamo un po' se ci sono pochi disegni, poi ovviamente alla fine delle correzioni dell'esercizio numero 6 Andremo a correggere altri disegni, insomma, quindi, volendo, potete postare anche qualcos'altro che non sia necessariamente l'esercizio numero 6, perché penso che ce la faremo a fare anche qualche altra correzioncina qua e là. Ok, quindi mi scuso con quelli che erano collegati e che non hanno visto il loro esercizio corretto, lo faremo mercoledì prossimo alla live delle 19. Di mercoledì prossimo, tanto non c'è in programma, diventerò mangaka, quindi potremo farla tranquillamente però preferisco fare così perché altrimenti purtroppo eh, quest queste ultime correzioni le avrei fatte proprio veloce veloce perché devo chiudere e devo andare via e non mi andava mi va di dare il giusto spazio anche agli altri disegnatori ok Debbie ne approfitta per modificare un po il disegno ok quindi avete anche la possibilità di fare qualche piccola modifica sulla base di quello che avete visto eh, eh, oggi e sulla base, insomma, degli errori degli altri, siete più fortunati. Voi eh, che, che avete questa chance in più, ok, ragazzi. Venerdì uscirà un video eh, in cui farò da editor a uno di voi, infatti. Un membro della community ha creato il primo capitolo del suo fumetto, mi ha chiesto se potevo fargli da editor, io lo sapete, la, insomma eh, se il, il, la qualità c'è e quindi ci sono i presupposti per poter provare a mandare il volumetto a un editore per farsi pubblicare, io faccio volentieri queste correzioni, però diciamo la, la clausola che metto è che questa correzione sia fatta in chiaro, ossia... A video così da poter poi trasformare tutto questo in un video a disposizione di tutti e quindi anche voi avrete la possibilità di vedere le correzioni di questo, eh, di questo disegnatore e capire cosa si può migliorare. Se insomma avete una mezza idea di creare un fumetto, su cosa bisogna stare attenti perché. Quando si crea un fumetto, ancor più di creare un'illustrazione, ci sono veramente mille, mille problemi possibili, ok? Che vanno analizzati e, e conosciuti per bene, onde evitare di farli. Ok? Quindi venerdì alle 18 uscirà questo video e noi ci vediamo quindi venerdì, ok? Mettete un bel like se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, e aiutatemi a farmi conoscere un pochino di più nel web, se conoscete qualche vostro amico che ama il disegno. Fategli conoscere Marionetta Matta eh, questa settimana. In chat ho saputo che, alcuni, che i miei video vengono utilizzati anche dai professori dai professori nelle scuole, quindi mi fa molto piacere questa cosa, insomma, ehm, eh, <ride> mi ha fatto anche un po' sorridere, però, insomma, dai, ehm, è, 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 è piacevole come cosa, quindi se conoscete amici, persone che, che, che amano il disegno, fategli conoscere Marionetta Matta, magari, chi lo sa, entreranno anche loro a far parte della ciurma dei matti. Buona cena a tutti e ci vediamo venerdì. Ciao ragazzi! Allora, adesso devo trovare, <ride> prima di chiudere, <ride> devo trovare il pulsante di YouTube che ha cambiato nuovamente le carte in tavola. Devo trovare il pulsante <ride> per finire la live. Ce la farò, ce la farò. Allora, dove sta il pulsante adesso? Qua.